Sono le prime ore del mattino. Un ufficiale osserva col binocolo le posizioni inglesi sulle alture. Il fumo sollevato dal bombardamento aereo italiano del giorno prima non si è ancora estinto. I primi boati delle artiglierie preannunciano il cannoneggiamento di preparazione. L'ufficiale si gira verso i suoi uomini. Si scrutano a vicenda. Non c'è posto per alcuna incertezza. Cessato il barrage, inizierà l'attacco. Le salve si fanno più rade, finché le ultime si infrangono sulle rocce più alte, lasciando il posto ad un silenzio spettrale. Poi gli ufficiali escono dai ripari e ordinano l'attacco. Gli uomini della 15ª brigata si riversano in avanti, verso quelle che gli inglesi chiamano Assa Hills, sul Punjab Ridge. Facendo efficace uso del riparo offerto dal letto del fiume in secca, le truppe italiane continuano ad avanzare. La battaglia di Tugargan è iniziata. Per le truppe italiane, conquistare il passo è essenziale per poter raggiungere il porto di Berbera e con esso la vittoria. In seguito alla dichiarazione di guerra italiana contro Gran Bretagna e Francia il 10 giugno 1940, la percezione britannica degli italiani in Africa cambia drasticamente. I loro possedimenti e quelli francesi nella regione, nonché l'accesso al vitale canale di Suez, sono potenzialmente minacciati. Il Duca d'Aosta si rende perfettamente conto della situazione. E piuttosto di stare ad aspettare di essere attaccato dagli inglesi, lancia rapidamente attacchi ai posti di frontiera britannici in Kenya e Sudan. Vengono prese alcune piccole città all'interno del confine con il Sudan, come Kassala e Galabat. Poi l'attenzione è rivolta a nord, verso i territori del Somaliland britannico e francese. Con il Somaliland francese neutralizzato, anche la minaccia degli inglesi deve essere eliminata. Questo impedirebbe un'azione britannica contro l'Harar italiano ed eliminerebbe ogni contatto fra i francesi a Djibouti e i britannici. L'attacco alla Somalia britannica viene autorizzato da Pietro Badoglio il 28 luglio 1940 e ha inizio il 3 agosto. Informazioni circa la consistenza delle forze in campo varia molto a seconda delle fonti, ma in generale possiamo dire che le forze inglesi nella Somalia britannica ammontano a 11.000 uomini e sono composte da battaglioni di fucilieri, battaglioni indiani del Punjab, un battaglione scozzese e compagnie di cammellieri. Quelle italiane, comandate dal generale Guglielmo Nasi, ammontano a 5.000 uomini, 3 battaglioni nazionali, più alcuni battaglioni coloniali, alcuni pezzi di artiglieria di vario calibro, qualche carro armato e autoblindo. Le forze italiane sono divise in 3 direttive di attacco. La colonna di sinistra, comandata dal generale Sisto Bertoldi, comprendente la 70ª e la 17ª Brigata Coloniale, la colonna centrale, comandata dal generale Carlo De Simone, comprendente la divisione Harar, la 13ª, la 14ª e la 15ª Brigata Coloniale, una compagnia carri M, una compagnia carri V-35, uno squadrone autoblindo Fiat 611 e una batteria da 149-13. Ci sono poi le forze direttamente controllate dal generale Nasi. Una colonna costiera, comandata dal generale Passerone, comprendente un battaglione di camicie nere e alcune unità miste. La colonna di destra, comandata dal generale Bertello, comprendente un battaglione coloniale, 2 battaglioni di Dubat e una batteria di artiglieria cammellata. A queste forze si aggiunge la riserva, comprendente la 2ª Brigata Coloniale e comandata dal colonnello Lorenzini. Già il 6 agosto il generale Nasi ordina alle sue colonne di muovere in direzione di Berbera con l'intento di superare di slancio le difese britanniche poste a semicerchio intorno alla città. Il 7 agosto prende il via la 2ª fase dell'attacco che, dopo 3 giorni di marce di avvicinamento alle posizioni nemiche, porterà alla battaglia dell'Argan.
la principale posizione difensiva britannica nella Somalia, che è posta all'ingresso di Berbera. Ecco come vengono descritti i combattimenti avvenuti nei giorni seguenti dal bollettino di guerra. L'attacco ebbe inizio nel pomeriggio del giorno 11, preceduto ed accompagnato dall'intervento dell'aviazione che, agli ordini del generale di brigata aerea Collalti, agiva con ondate successive di bombardieri sugli apprestamenti difensivi nemici e con incursioni di cacciatori mitraglianti sui campi dell'aviazione nemica. L'avversario, sfruttando gli apprestamenti difensivi, opponeva però tenace e valida resistenza con il fuoco, con il contrattacco, con bene organizzate azioni di artiglieria. La nostra azione riprendeva il giorno 12 e continuava accanita nei giorni 13 e 14. Malgrado le difficoltà opposte dal clima e dal terreno, le nostre truppe valorose progredivano metodicamente travolgendo successivi e muniti ordini di difesa avversaria. Il giorno 15, previo violento bombardamento aereo seguito da precisa preparazione di artiglieria, la 15ª Brigata alla nostra ala destra conquistava di slancio gli ultimi capisaldi nemici a cavallo della rotabile per Lufaruk. Nel solo caposaldo numero 1 venivano fatti prigionieri 13 ufficiali ed altri militari inglesi e nel suo interno si contavano oltre 200 morti di un battaglione rhodesiano. Contemporaneamente, alla sinistra, la seconda brigata, travolti gli ultimi centri di resistenza del nemico, ne avvolgeva l'ala destra. A notte gli inglesi ripiegavano. Dopo 4 giorni di lotta accanita, il sistema difensivo inglese era così completamente travolto. Dal 16 al 19 agosto, superata in tal modo la principale posizione difensiva del nemico, le nostre truppe proseguivano nella loro avanzata. L'aviazione continuava a conservare il predominio del cielo, proteggendo le sottostanti colonne, bombardava e volgeva in fuga rinforzi nemici a correnti, infliggendo loro sensibilissime perdite ed iniziava un sistematico bombardamento delle navi da carico e da guerra che il nemico faceva affluire nel porto di Berbera. Una nostra colonna autocarrata, costituita con elementi di volontari tratti da tutte le forze armate, da un battaglione di camicie nere e da uno indigeno, agli ordini del luogotenente generale Passerone, partita da Zeila, raggiungeva nel frattempo Bulhar, lungo la strada costiera che da Zeila conduce a Berbera. Il gruppo De Simone presto urtava presso la Farouk con il secondo sistema difensivo, anch'esso munitissimo di reticolati, trincee e caverne, sul quale avevano ripiegato le truppe sconfitte e dove erano affluiti gli ultimi rinforzi disponibili nel territorio della colonia. Il 18 agosto anche tale ultimo baluardo inglese, investito frontalmente ed avvolto alle ali, veniva sfondato. Battaglioni indiani, con accaniti contrattacchi, cercavano invano di liberarsi della pressione dei nostri, per poi fuggire in direzione di Berbera. Il generale Nasi lanciava allora verso Berbera la colonna motorizzata già predisposta per lo sfruttamento del successo e costituita con unità della polizia Africa Italiana, mentre gli inglesi, in disordinata fuga, dopo l'inutile prodezza di incendiare la parte europea di Berbera, si sforzavano di mettersi in salvo sull'ultima nave da guerra rimasta in porto, ripetutamente bombardata dalla nostra aviazione. Il 19 le nostre truppe entravano in Berbera. Durante le operazioni abbiamo catturato alcune centinaia di automezzi e di armi automatiche, numerose artiglierie e carri armati. Nelle nostre mani sono inoltre rimasti qualche centinaio di prigionieri delle truppe regolari e tutte le truppe somale. Tali truppe erano state impiegate per proteggere l'imbarco degli inglesi e abbandonate poi al loro destino. Tratto dal bollettino ufficiale di guerra numero 78 dell'agosto 1940. In questa campagna gli inglesi persero in tutto 272 uomini. Le truppe italiane ebbero invece 465 morti, 1530 feriti e 34 dispersi. La conquista italiana della Somalia britannica presenta alcune unicità. La prima è di essere l'unica vittoria italiana nella Seconda Guerra Mondiale senza alcuna partecipazione dell'alleato tedesco.
È inoltre l'unico caso di occupazione di una porzione considerevole dei territori britannici nel corso della guerra. L'Egitto, infatti, parzialmente occupato dagli italo-tedeschi, nonostante la presenza militare britannica, era ufficialmente indipendente. Anche se non fu il preludio di vittorie a venire, l'operazione fu un successo completo. In pochi giorni si era eliminata una spina nel fianco del dispositivo strategico italiano in Africa orientale. Ma il colpo principale fu quello inferto all'opinione pubblica britannica, che restò sbalordita dalla velocità con cui le loro forze avevano perso il Somaliland. Churchill criticò aspramente l'operato di Godwin Austen e non mancò nemmeno di critiche verso Wavell, a cui aveva chiesto di difendere il Somaliland tenacemente, fino all'ultimo uomo. Per gli italiani, l'unico rimpianto fu quello di non essere riusciti a catturare l'intero dispositivo difensivo britannico. Una mancanza che l'anno successivo contribuì alla perdita dei territori conquistati.